bentornati a tutti a questa nuova puntata di Onda Giallo-Verde, settimanale dell'Unione Sportiva Tel, che parla della prima squadra e delle gesta domenicali del fine settimana delle altre squadre della nostra società. Oggi siamo qui in compagnia di Paolo Capello, benvenuto Paolo. Ciao Giancarlo, buonasera a tutti. Nuovo allenatore della Juniores, ma nelle file del Tel ormai da diversi anni, precisamente... Quattro anni. Quest'anno con la Juniores e in precedenza... 2 anni con gli allievi e l'anno scorso con i giovanissimi. Benissimo. Con Paolo parleremo della partita di domenica. Paolo era sugli spalti assieme a tanta gente, perché c'era un bel pubblico anche domenica scorsa, e parleremo del gesto un po' sfortunato della partita della squadra di promozione e parleremo poi anche naturalmente della squadra che allena i tecnici della Juniores. Veniamo subito alla partita di domenica. Era uno scontro diretto, si dovevano fare 3 punti, purtroppo è andata molto male. Sì, io ho visto la partita come dicevete, come tante altre persone che c'erano al Diego Pecoraro domenica. È stata una partita un po' sfortunata, giocata forse anche un po' al di sotto delle aspettative, probabilmente i ragazzi sono entrati un po' molli sulle gambe, non convinti di quello che sanno fare, e purtroppo quando giochi in certe categorie come la promozione, che ci sono dentro dei vecchi volponi che al primo sbaglio ti castigano, è successo questo, purtroppo ci sta. Senz'altro il mister di settimana e i ragazzi parleranno della partita, e penso che già da domenica ci sarà una reazione, perché sono convinto che la squadra vista e non tanto domenica, ma con il mezzo corona, aveva giocato una buona partita. Penso che la categoria tenga con un po' di fortuna, e certo c'è di mezzo il fatto che ci sono tanti ragazzi giovani e paghi il salto di categoria. Forse, in effetti, come dicevate prima, stranamente è mancato un po' di carattere domenica. Carattere che di solito è uno dei punti forti della squadra del Terme. Domenica, quando doveva essere tirato fuori tutto in una partita, in uno spareggio in un certo senso, è mancato un po' quello. Sì, probabilmente la posta in palio per i ragazzi sapevano che era importante, perché si giocava con una squadra che era ancora 0 punti, che se vincevi la staccavi e i punti, sai benissimo Giancarlo, partita che poi alla fine che... valgono non 3 ma 6. E quindi probabilmente sono entrati magari non con la concentrazione giusta, no? Che, e con il carattere che contraddistingue la squadra, perché è una squadra che ha molto carattere in tanti suoi elementi. Purtroppo una partita che è nata male è terminata peggio di come doveva andare, insomma peggio di così non poteva andare. E dall'altra parte un Volano che secondo me, vedendo dagli spalti, non meritava 0 punti. 0 punti in classifica che aveva, non ho visto una brutta squadra. Ma io il Volano avevo parlato anche con degli addetti ai lavori che l'avevano seguito, ma avevano detto che le sconfitte che aveva fatto il Volano non erano del tutto meritate, che era stato anche un po' sfortunato. No! Volano domenica è venuto a Tebbe a giocare e ha giocato a calcio senza nessun remore reverenziario, no? E è stato anche bravo a rimanere concentrato sul pezzo fino in fondo. Purtroppo tutti e 3 gol sono venuti un po' dagli errori del centrocampo, della difesa, è una cosa in cui stiamo cadendo diverse volte in questo inizio del campionato. Il primo e il secondo in particolare del centrocampo, il terzo è il terzino che non si è accorto probabilmente dell'attaccante che veniva da dietro. Qualche errore dovuto a? Secondo me probabilmente qualche errore di inesperienza anche che si paga. Anche sul terzo gol il portiere Emanuele Tomino è stato anche sfortunato, perché una palla che di solito il portiere va sicuro a prenderla, lui è arrivato là, non sapeva cosa fare, è andato con un piede alla svirgolata, per cui sono quelle cose, magari sbagli un colpo, poi vai in tilt e non riesci a rimetterti in carreggiata e parlare. Di solito non parliamo degli arbitri, però sinceramente non mi è parso l'arbitraggio del signor Caresia di Trento, un grande arbitraggio, un rigore dato contro che poteva starci, se c'era quel rigore lì ce n'era uno
dalle immagini che stiamo vedendo anche più grande su Stefano Marchi a fine primo tempo, è stato veramente placato dal portiere. Un'espulsione per doppia ammonizione a Petra Agostini, anche eccessivamente severa. Sì, e anche tante ammonizioni date un po' così, non dico casacciano, però con due pesi e due misure, perché tanti falli che i ragazzi di Tebbe hanno subito l'ammonizione, dall'altra parte l'ha lasciato correre solamente riprovandoli, per cui fanno parte del gioco del calcio, si dice così, no? Fa male, però sono cose che devi mettere in preventivo, peccato perché poi tutte queste ammonizioni anche meritare dopo la fine ti pesano, magari te li trovi nei scontri diretti dove serve avere la squadra, tutti i ragazzi a disposizione. Tra questo, a proposito di tutti i ragazzi a disposizione, così ci colleghiamo anche al discorso della Juniores, domenica abbiamo finito il 9 perché negli ultimi minuti si è fatto male Giacomo Fedele, da poco entrato in campo, che aveva esordito nella stagione praticamente nell'infrasettimanale con la Juniores, giocando con voi. Sì, mercoledì Giacomo era venuto con noi, il mister Paolo Peruzzi aveva chiesto se poteva iniziare a farsi mettere un po' di chilometri nelle gambe, aveva giocato per 65 minuti, giocando anche bene, poi Giacomo a un certo punto mi ha detto guarda che non ce la faccio più, meglio che mi fermi, si era fermato, però parlando anche con lui a fine partita mi diceva che non aveva sentito niente, no? Purtroppo sono cose che succedono, sì. Ha questo stiramento alla coscia, speriamo non sia niente particolarmente grave, auguri a Giacomo. Torniamo ancora un attimo alla prima squadra prima di passare alla Juniores e diamo un'occhiata alla classifica che è interessante da vedere. Davanti 4 squadre a pari punti, a 13 punti, con la vetta della classifica che cambia continuamente. La Ravinense, che era in testa, è andata a perdere. Il Gardero, che pure era in testa, è andato a perdere. La Ravinense ha pareggiato con il Borgo. Raggiunti da Benacense, che è andata a vincere piuttosto lentamente con l'Aquila Trento, e dal Calcio Chiese, che ha vinto altrettanto bene con il Sacco San Giorgio. Quindi 3 squadre a 13 punti. A un punto la Bassanaglia, sorprendente, direi. Che la Bassanaglia che è andata a vincere fuori casa con la Lense. Con la Lense, sulla carta una delle squadre più forti. Ma sì, guardando un po' la classifica, ci sono parecchie squadre raccolte in pochi punti. Fa veramente piacere vedere Alense e Bassanaglia. Ravinense e Bassanaglia, due squadre che non erano partite, no, con i pronostici, no, a loro favore, no, essere là in testa della classifica. Fa un po' specie vedere invece l'Alense che sta perdendo colpi, anche il 4-1 che ha subito domenica lascia un po' far pensare. E poi della Benacense, sì, una squadra che si è ringiovanita, ha cambiato il mister, e ne parlavano bene gli addetti ai lavori. Il Gardolo è là, sappiamo che è una squadra che è accreditata assieme al Calcio Chiese al salto di categoria. Quindi è un inizio di campionato per quanto riguarda la lotta promozione veramente interessante. Sì. Per quanto riguarda la lotta salvezza, abbiamo 6 squadre nell'arco di 3 punti. Terve e Volano che chiudono a 3, e poi Cavidina, Asino, Pinzolo, Borgo, Mezzocorona, a 5, con Nago Torbo e Aquila a 7. Anche dietro la battaglia non c'è niente di perso. Ma certo, senza ombra di dubbio, anche perché siamo alla 6ª giornata di campionato, se ci diamo già per vinti adesso è dura. Dobbiamo pensare che Tebbe è una tra le squadre, se non la più giovane, penso una tra le più giovani del campionato di promozione, quindi lo scotto è inevitabile che si paghi in questo inizio di campionato. Recuperando un po' gli infortuni, un po' di giocatori che magari adesso non sono in forma, no? Io penso che già da domenica contro il Cavidini Lasino si possono fare punti pesanti per la classifica. Poi ci sono squadre tipo il Borgo, più attrezzata del Tebbe a fare un campionato, è già il secondo anno nella categoria, che viaggia due punti sopra, quindi siamo in buona compagnia, insomma. Quindi in bocca al lupo alla squadra di promozione, domenica appunto altro scontro diretto importante a Cavedine, e speriamo di cominciare di continuare a portare via punti dopo la vittoria con il Mezzocorona. Veniamo invece all'altra squadra, la squadra Juniores,
cambiato molto poco rispetto all'anno scorso? Ma io l'anno scorso i ragazzi li avevo seguiti così di striscio, andandoli a guardare un paio di partite, poi molti di loro li avevo già allenati 2 anni nella categoria allievi. È una squadra che sta crescendo, è una squadra, forse siamo numericamente non in tanti, no? Tantissimi. Anche perché abbiamo dei ragazzi che per problemi di studio sono in via, che studiano, per cui gli allenamenti non ci sono, le partite. Hanno fatto le prime due, adesso rientreranno per le ultime due, per cui ci stiamo un po' giostrando con i ragazzi che ci sono a disposizione. Siamo in 13 che vengono sempre agli allenamenti. Vedo che hanno voglia di impegnarsi, hanno voglia di rendere cara la pelle tutte le partite. Tre partite con due sconfitte e una vittoria, la seconda, da quanto ho visto io, è meritata. Ma se ti devo dire, allora la prima ci stava tutta, abbiamo fatto un primo tempo dove siamo entrati molli, non c'eravamo Contro? contro il Pinè. Abbiamo preso 3 gol nel giro di 5 minuti e là ci hanno un po' tagliato le gambe, poi a inizio ripresa abbiamo preso il quarto, poi abbiamo iniziato a macinare gioco, Merda. abbiamo realizzato un gol, poi il loro portiere ha fatto un paio di parate, comunque ci sta la prima partita. La seconda c'è il rammarico che l'abbiamo fatta noi e poi loro hanno fatto 4 tiri e 3 gol, però che ripeto nel calcio ci sta e dobbiamo cercare di essere più concreti, specialmente in fase di realizzazione, perché creiamo tanto, però ci manca sempre quel qualcosa per metterla dentro. Molto buona, invece la terza partita, vittoria in casa per 3-1 con il Fiemme. Ma la terza partita l'abbiamo giocata bene, con ritmi alti, siamo entrati anche con la voglia di vendicare, tra virgolette, le due sconfitte, specialmente la seconda, quella che non meritavamo, no? Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo chiuso in vantaggio di 2 gol, potevano essere di più, poi il secondo tempo abbiamo consolidato col 3-0, poi ci siamo adagiati sull'unico pallone, abbiamo preso il gol. E questa purtroppo è una delle pecche che abbiamo noi come squadra, che dovremmo e ci stiamo cercando di lavorare sopra per vedere di eliminarla. E poi abbiamo portata via una partita che sinceramente abbiamo giocata su buoni livelli, magari con ritmi meno alti rispetto a quella precedente con il Fassa, che abbiamo perso, però la squadra inizia un po' a A giocare girare. e a girare, Prossimi insomma. impegni per la Juniores? Ma adesso abbiamo domenica e sabato un'altra partita in casa con il Valcembra, che da quelli che mi dicono è una buona squadra, è seconda in classifica. Poi andiamo a Ischia contro l'Ischia e poi abbiamo di nuovo un'altra partita in casa col Verla. Sono 3 partite che dovremo cercare di portare a casa il risultato, ma soprattutto cercare di portare ancora miglioramenti al nostro gioco. Bene, abbiamo visto già dei miglioramenti appunto nella terza partita rispetto alla prima in particolare, perché anche la seconda appunto come dicevo non è stata giocata male, quindi confidiamo che anche nelle prossime si continui su questa strada e arrivino ancora i risultati, ma soprattutto arrivi il bel gioco. Ricordiamo anche che nel fine settimana c'è stato l'esordio in campionato del calcio a 5 con una bella vittoria contro il Pinè e venerdì prossimo ci sarà l'esordio in casa appunto per il campionato di Serie D per la squadra di Daniel Ferrari. Con questo abbiamo chiuso questa puntata, la puntata anche di questa settimana. Diamo a tutti un appuntamento alla prossima settimana. Salutiamo e ringraziamo Paolo per essere stato Grazie disponibile. Buon lavoro e buon a te. proseguimento con gli allenamenti con la squadra.